volta nel 2004 e non ne sono più uscito. È un po' grave come affermazione, però. Questa è la tomba che è nel cimitero, anche se sembra indiana o musulmana, è nel nostro cimitero. È il luogo più vivo della nostra memoria e dei nostri pareri, dei nostri affetti. È un patrimonio storico-artistico da scoprire, conoscere e tutelare. Risorse economiche da sfruttare per visite guidate, concerti, esposizioni e spettacoli. Lo fanno già a Bologna e in tante parti d'Italia e d'Europa. Ricordare il passato, vivere il presente e progettare il futuro del cimitero dipende solo dalla nostra volontà. Non è una questione di soldi, è una questione di volontà. I soldi si trovano. Ma partiamo. Questa purtroppo la vedete male, ma perché si vede male anche sul posto. È nel lato del chiostro, ma siamo già fuori, verso la collina, dove inizia il viale che porta fino in cima, praticamente nella parte più alta del cimitero. Questa tomba ricorda l'inaugurazione del cimitero. In parte in alto c'è scritto Antonio Surusconus, vescovo di Foro Cornelio, quindi di Imola, e legazione provincia di Ravenna, perché all'epoca era ancora sotto Ravenna, inaugura il cimitero, siamo nel 1821, esatto. È il terzo cimitero, come avete visto prima, appunto, Imola è un po' più lenta rispetto alle altre città d'Europa. Questo è la pianta del chiostro. Molte delle immagini che avete visto, io non l'ho scritto, ma i miei colleghi sono più bravi, l'hanno fatto, sono conservati all'interno della sezione archivio della Biblioteca Comunale di Imola, da dove vengono appunto queste immagini, quindi sono facilmente consultabili da tutti. E nel chiostro. Il chiostro è... Cosa succede nel chiostro di Imola nel 1821-22? I nobili devono farsi seppellire nel cimitero. Premetto che, a differenza di altre città come Bologna, i nobili molesi non vogliono farsi seppellire nel cimitero di Imola, perché è un luogo pubblico e loro sono stati abituati a farsi seppellire nelle chiese private, nelle loro cappelle. Lì si è in un posto pubblico, aperto a tutti. Quando si rendono conto che comunque diventerà obbligatorio farsi seppellire, allora decidono di farsi seppellire tutti insieme. Siamo nobili, abbiamo i nostri privilegi e dobbiamo farci seppellire tutti insieme. E qual è il problema? È che le cappelle, le arcate sono tante, i nobili sono pochi. Questo è il primo problema. Molti nobili continueranno fino a metà 800 a chiedere il permesso al vescovo e alla città di continuare a farsi seppellire nelle loro chiese private, nelle loro cappelle in campagna, comunque di non farsi seppellire nel cimitero. E pagano e riescono tranquillamente a farlo. Chi invece è più illuminato o che comunque si rende conto che questa è la dimora per l'eternità, loro e della loro famiglia e delle loro generazioni successive, cominciano a comprarle. Quindi ci sono i rositi conservati, questi nell'archivio di Stato di Imola, al momento è ancora in via Verdi, e abbiamo i rositi, e quindi abbiamo tutti i documenti notarili. Partiamo da questa tomba, è la seconda a sinistra, entrando dalla Viniglia, è la tomba Tostoni, quindi lo stile è lo stile neoclassico, come si vede chiaramente. Qui abbiamo la Consolazione che abbraccia l'Erma. E chi è questo busto, che questo personaggio raffigurato? È Giorgio Barbato Tostoni. È il padre della famosa Orsa Lavandini, quella che, come sapete, è stata inaugurata, restaurata poco tempo fa, il manichino. Volgarmente detta la bambola, in realtà è il manichino che Giorgio Barbato Tostoni fa realizzare per lei, per sua moglie. Muore e fa realizzare appunto questo manichino con i suoi vestiti, i suoi capelli, a ricordo perenne appunto di questa donna, che è rappresentata anche nella tomba. Perché io sono rimasto affascinato dalle tombe del cimitero, non perché ho dei problemi mentali, spero di no, ma perché c'è tutta la storia di come evolve la società imolese, ma anche delle altre città, e si capisce benissimo. Io ho fatto visite guidate sia con persone adulte sia con delle classi del superiore e sono rimasti sconvolti, perché è chiaro come i tempi sono cambiati, ma la tomba è parla. Ovviamente non c'erano le fotografie all'epoca, ci sono i bassorilievi. Sono volti realistici, non sono stati diciamo creati più belli, sono volti molto realistici. Il nostro Giorgio Barbato era così veramente, il naso era il suo, i capelli sono i suoi. Anzi, una ciocca dei suoi capelli c'è anche in biblioteca, io ho avuto modo di sfidarlo per sbaglio, è partita questa ciocca di capelli giallognola, erano i suoi capelli che furono tagliati quando lui è morto, che morì a 92 anni, nel 1873, era molto molto anziano. Questa è la moglie e questo è il bimbo, Alessandro Tostoni, che muore praticamente da anche due anni ed è nel bassorilievo dalla parte opposta. Ma a fianco c'è una tomba importantissima, che è quella dei ginnasi.
E perché è importante? Perché è una delle tombe, non è l'unica, progettata da Cincinnato Baruzzi. Cincinnato Baruzzi è allievo di Canova, colui che eredita lo studio romano di Canova e era di Imola. E diventa un importante scultore grazie all'aiuto dei cittadini molesi. Non era di famiglia ricca, sono le famiglie molesi che sovvenzionano i suoi studi. E grazie a questo lui può andare a Roma, a Bologna e a Roma a studiare, conosce il Canova, e qui appunto porterà avanti la sua arte fino al 1878, quando muore. E questa tomba famosissima è la Concordia dei Ginnasi con la statua della Concordia Fratrum, cioè la Concordia fra i fratelli. Questa è la statua che lui progetta. Chi sono i due fratelli? Sono Giuseppe e Domenico Ginnasi. Cosa notiamo qui? La moda è cambiata, impera tra le classi ricche la moda francese. Sono i francesi che portano qui l'arte e portano anche qui la moda. Il codino legato qui non è moda locale, ma è una moda francese. E ovviamente, essendo ritratti per l'eternità, dovevano appunto mostrare come erano all'epoca, assolutamente. Quindi è un'immagine per sempre. Questo è fratello Domenico, quindi questa statua ricorda questi due importanti rami della famiglia Ginnasi, tomba tuttora utilizzata dalla famiglia. Prosegue, vi faccio solo una piccola selezione perché le tombe sono tantissime, di solito una mia visita solo nel chiosco dura 2 ore, quindi non posso fare una cosa così lunga. Abbiamo un po' più avanti un'altra tomba. Ah, premetto che su queste tombe non ha scritto praticamente niente, quasi nessuno, tranne Federica Zama, che fece una tesi, che io ricordo, mi sembra attorno al 2000-2001, proprio sulle funzioni, sui significati di queste tombe. E adesso insegna, un insegnante. E questa è la tomba di Matteo Dal Pozzo, dove abbiamo questo puttino alato che ha rovesciato la fiaccola perché la vita si è spenta. E dall'altra parte abbiamo questa donna che sta scrivendo la parola fine sulla tomba, vedete, sta incidendo la parola sulla tomba di questo personaggio, che è Matteo Dal Pozzo. Le tombe Dal Pozzo sono due appunto in questo chiostro, Matteo e Vincenzo Dal Pozzo, due rami della famiglia. E la corona floreale è quella che sta appoggiando appunto il bambino sulla tomba, il punto, scusate. Ovviamente tutti i cari defunti della famiglia si trovano sotto. Sotto c'è una piccola stanza dove sono sepolti appunto i defunti. Alle pareti hanno messo le lapidi. Questa è un'altra tomba, sempre di Dal Pozzo, in questo caso Vincenzo di Carlo Dal Pozzo, adesso totalmente utilizzata dalla famiglia Rossi, eredi appunto dei Dal Pozzo. E questo personaggio, Vincenzo di Carlo Dal Pozzo, che qui si vede, è un altro bassorilievo fatto sempre da Cincinnato Baruzzi. E Vincenzo Dal Pozzo è ricordato dalle fonti, adesso qui, ecco, questo è l'altro personaggio che vi dico dopo. Però la cosa sconvolgente di queste tombe, ci sono vari personaggi e vediamo che molte donne di famiglia più o meno ricca, comunque benestante, ospitano tra fine 700 e inizio 800 generali, alta appunto gerarchia militare, che possono essere francesi, austriaci, tedeschi, polacchi, russi, insomma, quelli che passavano per le varie guerre e battaglie nella nostra zona. Queste famiglie, queste nobili imolesi, ospitavano a casa loro, a spese del comune di Imola, i generali, e qualcuno si sposava anche. In questo caso abbiamo ricordata qui la contessa Domenica Rossi, vedova Gabiscia, lei si sposa un Gabischi, che era appunto un generale polacco, di anni 70. Cosa viene scritto nella tomba? Donna di fede antica, indefessa nella preghiera, angelo suavissimo di carità. E tutte le donne sepolte nel cimitero quasi fino ai primi anni 20-30 del Novecento sono tutte devote e pie al marito, che di donne intelligenti non sono menzionate, ci sarà state sicuramente, ma non sono ricordate. Tutte le donne fino a meno del Novecento sono tutte ricordate per la devozione al marito o per la fede, non sicuramente per l'intelligenza, non avevano quella funzione all'epoca. Ancora una cosa che nessuno di noi scriveva mai sulla tomba: il conte Gian Battista Dal Pozzo, cavaliere dello Sperun d'Oro. Ovviamente prima i figli, se si muoiono prima, vengono sempre ricordati prima, perché sono ovviamente il dolore più grosso. Perde 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, prima di morire, e muore a 82 anni, il 13 marzo 1883. Cosa fanno i nipoti? Sono molto devoti allo zio defunto, e scrivono: i nipoti Rossi e Ginnasi, eredi del ricco patrimonio, pregano pace all'ave integerrimo e loro amoroso benefattore. Ci sono dei loro grammaticali, perché chi incideva le lapidi era analfabeta. Ovviamente nessuno di noi scriverebbe una roba del genere adesso, perché avrebbe la finanza il giorno dopo a casa, nessuno lo farebbe più. Ma questo Gian Battista Dal Pozzo, che è quello che aveva il palazzo Machirelli Dal Pozzo, quel palazzo giallo con la torretta su Via Emilia, dove si fa la sede il sabato
il sabato sera, per capirci, era suo palazzo. Si diceva appunto che era ricchissimo, era chiamato il demonietto che lanciasse i soldi da fuori dalla finestra a chi passava, quindi era uno dei più ricchi di Imola all'epoca. Questo ricordato ancora dagli eredi rossi tuttora viventi. Era molto molto ricco, sì sì, era uno dei più ricchi di Imola. Nessuno scrive più una cosa del genere, i tempi sono cambiati. Ma nel cimitero si capisce molto bene in questo periodo della nobiltà al titolo, ma comincia a perdere i soldi. La borghesia comincia a avere i soldi, ma non ha il titolo. Quindi cosa fanno? Si imparentano, perché fino a 70 anni fa in Italia la monarchia contava, e il titolo nobiliare pure. Ma però, come dicevo appunto, cambiano i tempi. Abbiamo anche uno scienziato, Tommaso Casoni. Tommaso Casoni c'è un busto, un'immagine molto simile su via Cavour, vicino alla pretura, alla vecchia pretura, muore nel 33. E non è ricordato per essere un nobile, ma Tommaso Casoni, medico scienziato, benefattore dell'umanità, ideò la reazione col suo nome, universalmente adottata per svelare nell'uomo la presenza dell'echinococco e consentire il salutare intervento. Quindi non è ricordato il titolo, ma il merito scientifico. Ho fatto qualcosa, non sono qui solo perché sono nobile di famiglia, questo per capire, la moglie e la figlia. Sì, ci sono delle cose, diciamo, cioè la storia locale si mescola alla storia mondiale, si uniscono i due temi, i due tracci, i due percorsi si intersecano perfettamente. Ancora, qui abbiamo la tomba dei Codronchi, una tomba dei Codronchi, Nicola e Antonio Codronchi, qui abbiamo appunto Nicola Codronchi. Questo personaggio, come vedete, era veramente così, non l'hanno abbellito, come dicevo, sempre con la moda francese. Ma la tomba si ispira, soprattutto alla parte bassa, a che cosa? All'arte paleocristiana ravennata, perché Codronchi era di Ravenna, lo zio appunto era arcivescovo di Ravenna, e grazie appunto a questo ramo della famiglia, appunto sei Pasolini dall'Onda, tuttora hanno la villa Monterico, che era appunto ancora conservata a Imola col parco intorno, si deve appunto a questo grandissimo benefattore. In alto appunto c'è lo stemma dei Codronchi, la tomba Pasolini dall'Onda è a destra, proprio qui nell'angolo tra la curva. Ecco, le tombe più care, perché nei rostri ci sono anche le cifre, sono tutte quelle che appoggiano alla basilica, è l'atto più importante ovviamente, sono quelle che costavano di più. Ma proseguiamo, qui c'è appunto il bel soggetto rappresentato, e gli Alessandretti. Gli Alessandretti, famosi appunto tra le altre cose per il palazzo che è sulla via Emilia, dove ci sono adesso le suore, è una tomba dove si mescolano l'arte tusca, l'arte egizia, con questo bellissimo portale, lo stemma Alessandretti in alto, il progetto, perché tutte queste tombe abbiamo il progetto in biblioteca, conservato, perché non potevano fare quello che gli pareva. Ovviamente le famiglie dovevano avere l'approvazione del loro progetto per fare la tomba. E questo è il disegno conservato in biblioteca. Ovviamente sempre i figli premorti ovviamente sono ricordati e messi in evidenza. Infatti al centro che abbiamo è Delizia dei suoi, che la desidereranno sempre, Bettina, si chiamava probabilmente Elisabetta, Alessandretti, fanciulla trilustre, quindi quindicenne, innocentissima, non ebbe di umano altro che l'amare e il patire, combattuto da lenta malattia di 17 mesi, il 5 maggio, non del 1821, ma del 1865, la volle Dio al consorzio degli angeli, perché non le avrebbe potuto dare un compagno alla terra, ovviamente sempre il dolore più grosso la perdita di un figlio. E i figli sono veramente tanti anche in questa parte del cimitero. Come vi dicevo, non sono soltanto i nobili. Qui abbiamo un personaggio che è importante per la nostra città, Settimio Pirazzoli, un notaio, un giurista. E qui abbiamo questa tomba che richiama il modello fiorentino, le tombe di Santa Croce, il modello neorinascimentale, come fece Rossellino, da Maiano, tutti artisti appunto del 400. E tutte le tombe del chiostro hanno uno stile che si richiama a modelli antichi. Questo è il modello fiorentino del 400. Questo personaggio qui rappresentato al centro sembra Benjamin Franklin, uno scienziato americano, ma ovviamente siamo un secolo dopo, è raffigurato come un alto borghese, ovviamente lui era un notaio, sicuramente di fame non moriva. E proseguiamo sotto che abbiamo un altro personaggio importantissimo per la nostra città. Questo monumento fu eretto per riconoscente volontà della Luigia Cardinali Infantini, morta il 26 agosto 1883. Che già orbata dei soli figlioletti ebbe fatto, che sono morti appunto prima di lei, or qui ad essa ricongiunti, emula generosa dell'onorato suo benefattore,
quindi non è, appunto, non si spende i soldi per lei del benefattore, sostituiva ai suoi figli del povero chiamando erede l'asilo Giardino Dimma, grato benedicente. L'asilo Giardino Dimma era Romeo Galli, è quella bellissimo asilo stile Liberty che fecero i Mirri all'inizio di Galle Dante, che è tuttora conservato, tuttora utilizzato nella nostra città, che fu costruito grazie ai soldi, appunto, al finanziamento di Luigi Cardinali e del suo patrimonio. Non ha più figli e voleva che i suoi soldi servissero ad accogliere altri bimbi. Una delle tombe più belle, in stile Liberty, in cotto, con decorazioni floreali dipinte in alto e decorazioni sempre in marmo verde, che sono questi, è la tomba dei Mirri, che è poco più avanti rispetto a quella che abbiamo visto prima. E vedete qua le decorazioni, ci servirebbe un restauro ovviamente per far emergere i dettagli floreali. Adesso appunto sta tornando molto di moda il Liberty, per fortuna. Questa era tutta decorata e dipinta, come si vede. Il cotto potrebbe tornare di colore originario, ovviamente. Adottiamo una tomba, così speriamo. Sono molte famiglie molesi che stanno facendo un po' la gara per riuscire ad avere queste tombe senza essere imparentati, ma questo è un altro discorso. Ecco, qui abbiamo la prima donna intelligente che ho trovato. Sì, perché l'ho messa? Perché a parte la foto è stupenda, ricorda moltissimo Mafalda di Savoia, è quasi identica. È molto bella, muore 6 anni prima di Mafalda di Savoia, muore nel 1938, infatti c'è scritto 27 aprile del 38, 16 perché sono 16 anni dell'era fascista, Caterina Mirri in Galeati. E come viene descritto dai parenti? Cuore fervido, mente eretta, quindi ha un cervello che funziona, e utilizza forse, gentilezze di forme, scomparvero con lei a 38 anni, il fatale 27 aprile 1938, lasciando in retaggio ai suoi cari il pio ricordo e l'inconsolabile pianto. È una donna perfetta, bella, intelligente, esatto, quindi a parte la foto che è veramente bella, è un bellissimo ricordo, e siamo nel 38, le donne non votavano ancora, del ricordo. E questa è la tomba appunto dei Mirri e delle famiglie ad esse collegate. Ancora, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha sconvolto nel cimitero, perché non l'ho trovato da nessun'altra parte, purtroppo vado a visitare anche altri cimiteri, non solo quello di Ma. E qui abbiamo la tomba Pennazzi Mambrini. Perché mi ha sconvolto? Perché mi ha sempre detto che gli angeli non hanno sesso, in questo caso ce li hanno. Adesso vi faccio vedere, questi due personaggi al centro, come vedete, è quello di destra è un maschio, quello di sinistra sembrerebbe una donna con le ali, quindi presumo che qui l'artista o chi ha commissionato l'opera, a parte lo stemma dei Pennazzi, sicuramente ha voluto un po' di par condicio. Ancora, il neogotico è un altro stile che viene portato avanti. Questa è la tomba Zappi, tra cui ci sono vari personaggi come Sonnino, che tra questi appunto furono appunto anche ministri nel secolo scorso, durante la prima guerra mondiale. Molte di queste famiglie si imparentano con nobili toscani e nobili milanesi, oltre che nobili di altri paesi, perché probabilmente i nobili locali ormai non avevano più potenzialità economiche. Ancora un altro personaggio molto strano è questo qui, Gaetano Paterlini. Perché dico strano? Ti fa sapere nel cimitero di Imola. Perché deve scrivere nella tomba Civis Bolognensis, cittadino di Bologna? Sì, è Imola, quindi vabbè. Comunque, la cosa strana, è l'unico che si scrive cittadino bolognese. Morto 84 anni, nel 1864, e anche lui sceglie un tema paleocristiano, come raffigurazione, uno stile paleocristiano, anche antico, come vedete, con tutti questi festoni, motivi floreali in basso, e il pellicano che si squarcia il petto per sanare i suoi piccoli, un simbolo anche questo di carità cristiana, di sacrificio, e come sacrificio, e come ricordo il sacrificio di Cristo, l'uva, tutti i tralci di vite che sono sopra. Anche questa non è ben pulita, però si intravedono ancora le potenzialità di questo capolavoro. E questo è il soggetto, appunto. Anche lui rappresentato così com'era, quindi un bel facciotto soldo, il doppio mento, è un volto realistico, non hanno fatto Photoshop o cose strane. Ancora, la storia purtroppo arriva fino ai nostri giorni e intreccia con la storia di disgrazia dell'ultima guerra. Sant'Enoferini, vediamo che muore a soli 16 anni, ma pause. Quindi già solo dal chiostro, che è solo una piccola parte del cimitero, abbiamo un quadro generale della storia di tutta Europa. Poi questa è la tomba Zotti, che è la prima a destra, questo come vedete è il cancello che dà all'ingresso del cimitero.
Perché abbiamo messo questa tomba qui, che è la prima, appunto, perché sono numerate a partire da questa, numero uno? Perché questa lapide che si vede qui in basso, a sinistra, questa lapide qui, quasi sicuramente non è stata fatta per questo cimitero, ma per quello dell'ex Cogne. Perché questa donna, Luisa Zotti, muore il 19 gennaio 1820, non c'era ancora il cimitero. Quindi probabilmente hanno traslato la sua lapide, probabilmente anche i suoi resti, nella tomba di famiglia, e quindi hanno spostato anche il ricordo e messo appunto nel muro. Ma le tombe belle sono anche fuori dal chiosco. Qui abbiamo la tomba Nardozzi, questi due coniugi, che si, vedete, anche questo c'è un po' da riguardare come pulizia, però sono due coniugi, in tenuta borghese, lui con i baffi, lei appunto uno sguardo abbastanza presente, forte, una donna sicuramente di polso, guardano, non si guardano in faccia, si guardano verso di noi, verso lo spettatore, ed è un ritratto all'interno di una cornice neogotica molto bello. Queste sono famose sculture che si trovano nella base, forse è qui che era il progetto originale da collocare i monumenti ai caduti, quello che adesso è sul viale era da collocare qui in cima, fu progettato appunto per questa parte del cimitero. Ancora, tombe di famiglia, qui abbiamo la tomba Gardi, per esempio, che siamo lì vicino alla parte che avete visto, ho fatto una piccola selezione, queste foto le abbiamo fatte io e Jessica due mesi fa alle 8 di mattina, c'eravamo solo io, lei e il muratore. La tomba Montuschi, dove anche qui, come vedete, il Liberty torna prepotentemente, vedete questi angeli con motivi floreali che si abbracciano. Ancora, vedete, la tomba Carnevali, qui abbiamo la croce col motivo dell'Alfa e l'Omega, che si vede bene qui al centro, l'inizio e la fine, l'eternità, l'idea appunto della continuità, siamo solo di passaggio sulla terra, ma ci aspetta la vita eterna. Ancora, le tombe sono belle perché molte hanno anche decorazioni vetrate e ceramiche, in una tradizione ceramica di oltre 8 secoli, e questa è la tomba San Giorgio Celini, abbiamo queste vetrate e le ceramiche in fondo. La tomba Tino Morara, che fu sindaco di Imola qualche decennio fa, come vedete. La tomba dei Marchi, dove qui il modello classico è abbastanza evidente, qui si ispira a modelli appunto romani molto molto forti. Questa, la tomba d'Agostino, qui se non sapessimo che questo nobile si trova a Imola, potremmo pensare all'India, a altri posti, in realtà è monumento nel nostro cimitero. La tomba Zardi, Turricchi e Mazzini, che qui appunto abbiamo vari stilemi, oppure le tombe giardino. Le tombe giardino sono poco frequenti qui da noi, sono più frequenti in Svizzera, nei paesi tedeschi, protestanti, in Inghilterra, ma ce ne sono anche qui, dove la natura ha preso il sopravvento sulla lapide. La tomba Mingusti, perché l'ho messa questa? Perché è un famoso scultore, Luciano Mingusti, morto 12 anni fa, nel 2004, c'è il Museo Mingusti a Milano. Ecco, poi le lapidi sono bellissime da leggere. Il nobile Alessandro Tilburg, Alfa e Omega, dopo 8 anni di vedovanza, seguì in eternità la consorte l'8 dicembre 1902, e qui accanto a quella di lei ne fu deposta la salma aspettante la resurrezione. Tutti ovviamente si fanno seppellire sperando nella resurrezione. Dalle figlie grate e piangenti, Isotta, Teresa e Giulia. Era nato nell'agosto 1817 in Francia, Aix-la-Chapelle. E perduto presto il padre Giuseppe, con la madre contessa Carolina Codronchi, quindi era della zona, ed è venuto in Imola, dove passò tutta la lunga vita nelle amorose cure domestiche. Quindi è un uomo che si occupa delle cose domestiche, strano. Giorgio Bellona, lasciando ai parenti e ai concittadini memoria di integrità, di beneficenza e di religione. E poi conclude con la frase in latino. Lucia Marè, monaca delle Clarisse, fondatrice in Imola dell'Istituto Angelico Sacro Cuore di Gesù, morta nel 1899, sotto la protezione di San Giuseppe. Ancora questi due bellissimi coniugi. E chi sono? Dottor Angelo Magistretti, quindi qui c'è il titolo, Dottor Angelo Magistretti, e la moglie, Lucia Pasotti Magistretti. E cosa scrivono di lei? Perché diciamo la descrizione dei nomi mi piace molto di più. Un pensiero, una lacrima, un fiore. Te, sposa, madre esemplarissima, il marito e i figli inconsolabili piangeranno estinta quanto viva adorarono. Poche parole ma chiare, molto d'effetto, molto belle, forse anche molto sentite. Qui col fatto che hanno messo del verde sopra l'incisione si leggono ancora, perché molte purtroppo non si leggono più. Questo, magari qualcuno di voi lo ricorda, è Cerchiari. Giulio Cesare Cerchiari, sempre Cincinnato Baruzzi, sempre nell'altra parte del cimitero, 1865.
è ricordato così: Giulio Cesare, cavaliere cerchiari da Imola, visse anni 77, mesi 4, giorni 27. Fu avvocato, giudice, valente, operosissimo in tecerrimo, beneficò la patria coi testamenti, fornendola di civico ricovero, il famoso ricovero cerchiari, e di una cronaca, fu anche uno storico, la illustrò con la storia, quindi ricordata anche come storico. Morì il 19 marzo 1865. Questo personaggio che ci guarda con la faccia burbera, non è Giuseppe Verdi, anche se un po' si assomiglia, ma il conte Paolo Monsignani, che muore 10 anni dopo il cerchiare. Cosa scrivono di lui? Il conte Paolo Monsignani, il marchese Morattini, patrizio forlivese, cavaliere di San Gregorio, menata onoratamente la vita per anni 65, mesi 11, giorni 17, nell'urna sepolcrale del posto, il giorno 28 febbraio 1875. Ora da questo loco il riposo dei giusti implora a fretta. Ma io veramente ci sono. Uno che si è specializzato in necrologi è stato Dall'Osso, il poeta. Ha scritto centinaia di necrologi per ricchi, bambini, poveri, per tutti. Molto spesso aveva lo stesso, diciamo, modello che modificava qualche parola. Ma anche nella tomba ginnasio c'è un ragazzo che muore dodicenne con una poesia di Dall'Osso. La tomba Margotti, anche detto Margotti, pittore. E ricordato a Imola, anche se era originario del Lughese, qui si è sepolto con la compagna Elvira Martelli e c'è un suo affresco, una resurrezione. Giuseppina Cattani muore nel 14, quindi quasi più di un secolo fa. Persona che passa in questo luogo, finalmente il comune ti dica anche una lapide intelligente. Chiunque tu sia, ricorda che qui è sepolta una modesta ma grande figura di donna, il cui nome, fra tante cose, a sollievo dell'umanità è legato alla scoperta del siero antitetanico. Se non hai garofani rossi, raccogli un fiore di campo. Stupenda. Io vorrei sapere chi l'ha scritta, perché è un poeta. Poche parole ma chiare, piuttosto che sbondolamento di parole inutili. Amedeo Rucci, un grande ideale, la purezza dell'esempio, l'amore per gli uomini, la lotta per affratellarli, antifascista, partigiano, comunista, sindaco, Imola non dimenticherà, muore nel 71, giovane, 51 anni. Ancora, i morti in malattia sono tantissimi, Betti Davide e Golinelli Giuseppe, qui deposero i loro cari, e chi sono i figli? Celso degli anni 7, Cesira degli anni 4, morti per febbre scarlattina, si vede dietro, il 25 dicembre, quindi il giorno di Natale, del 1890, all'epoca la scarlattina ti uccideva. E concludo, questa è l'ultima, si concludo con questa, perché mi è piaciuta molto quando l'ho, cioè fate conto che ho fatto migliaia di foto, negli ultimi 7-8 anni, ho fatto una piccola selezione, alla venerata memoria della contessa Ida Magarli, adesso non so come si legga, De Carli, vedova Pioselli, quindi si sposa una della donna, nata a Francoforte in Irlanda, il 15 dicembre del 1841, morte in Imola, ok, il 23 agosto 1909, dopo lungo aspro martirio, santamente sofferto, educata alla sventura, quindi una vita molto fortunata, essa aspettò sempre con altissima fede la pace, e il Signore, che il Signore promette, e il Signore la trasse il luogo, dove non più né giorno né notte, come quaggiù, ma luce perpetua, chiarezza infinita, riposo sicuro. Stupenda. Grazie.